Ripresa di campionato amara per la Robur, che a Bergamo subisce la rimonta dei padroni di casa ed esce sconfitta per 2-1. Con l'aiuto della grafica virtuale analizziamo le fasi salienti della sfida. Nel primo tempo i ritmi sono decisamente bassi. Il primo tiro arriva al 20°. Sfruttando gli spazi in contropiede, Cigarini pesca De Luca sulla fascia. La difesa è sbilanciata e Dennis si trova in situazione di 1-1. La sua conclusione volante di tacco esce all'aria. Il primo tempo è tutto qui. Nella ripresa, Palazzi inserisce Reginaldo per Mannini e la mossa paga immediatamente i dividendi. Angelo vede il connazionale appostato in piena area e lo serve per il vantaggio bianconero. La gioia dura poco, grazie alla splendida punizione di Cigarini che ristabilisce la parità dopo 3 minuti appena. L'Atalanta però non ha finito e ribalta addirittura il punteggio. Tutto avviene nuovamente da palla inattiva. Questo è lo scenario di fronte a Pegolo, con la Robur per 10-11 in area di rigore. La respinta favorisce Bonaventura, che trova la crona del lago con il suo destro che vale 3 punti. Gara povera di occasioni da una parte e dall'altra. La manovra della Robur ha notevolmente risentito della mancanza di Rosina, principale incaricato di creare superiorità numerica saltando l'uomo. Per caratteristiche, Sesto è l'unico altro bianconero in grado di giocare stabilmente l'uno contro uno, ma ci sono alcune differenze. La sua azione è sempre finalizzata al cross. A centro area, Calaiò è sempre atteso da almeno 2 difensori, questo perché Mannini, al contrario di Zé Eduardo che è un attaccante puro, non taglia a centro area per costringere la difesa a seguirlo. Il risultato è una manovra sterile. Con Rosina e Zé Eduardo, stando a quanto visto nelle precedenti gare, lo scenario cambia. Quando Rosina retrocede a centrocampo per farsi consegnare il pallone, le sue opzioni sono almeno 2. La prima è convergere al centro e servire il movimento opposto di Calaiò e Zé Eduardo, con la difesa costantemente impegnata a muoversi per decidere chi dei due seguire. La seconda libera lo spazio per l'inserimento di Angelo, che in questo modo può andare a cross indisturbato. Insomma, una varietà di soluzioni che aumenta la pericolosità dei bianconeri e da cui la Robur non sembra poter prescindere. Per adesso è tutto e da me non resta che darvi appuntamento alla prossima lavagna. Ciao a tutti!